Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli, abbiamo ascoltato una importantissima profezia tratta dal libro del profeta Ezechiele, che in poche parole annuncia tutto quello che Dio farà e che in parte ha già fatto, ma che si sta ancora compiendo in pienezza. Il Signore annuncia: vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Certo, storicamente si sta rivolgendo al popolo eletto, ma adesso il popolo eletto è tutta l'umanità. E il Signore chiama tutti gli uomini, come abbiamo ascoltato anche nel Vangelo, buoni e cattivi, per condurli nel suolo giusto, che è la Santa Madre Chiesa. Una Chiesa che a volte è visibile, a volte, come qualche teologo ha detto, è una Chiesa invisibile, ma una cosa è certa, che tutti siamo chiamati a formare una sola famiglia, l'unico popolo di Dio. E poi ci sono tre profezie molto importanti. La prima: vi aspergerò con acqua pura. La seconda: porrò il mio spirito dentro di voi. La terza: toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. A cosa si sta riferendo? Si sta riferendo, uno, all'opera della redenzione, cioè alla distruzione del peccato dal cuore dell'uomo. Qual è quest'acqua pura con la quale il Signore ci aspergerà e saremo purificati? È il sangue di Cristo versato sulla croce. Qual è questo spirito che infonderà nei nostri cuori e rivivremo? Sarà lo Spirito Santo, quindi è l'opera della santificazione, quello che avviene tutti i giorni attraverso i sacramenti, attraverso la vita di orazione, e tutta l'opera della Chiesa è un'opera di santificazione, cioè un'azione dello Spirito Santo per renderci santi e graditi davanti a Dio. Quindi la redenzione, la santificazione. E poi c'è una terza opera: toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Ecco che cosa è. Ecco, adesso noi possiamo rispondere a questa profezia. Fino a non molto tempo fa, no, forse no. Ecco, è l'opera della restaurazione del regno della divina volontà sulle creature. Cioè, il Signore, è arrivato il momento in cui toglierà da noi questo cuore duro, rigido, che non pompa sangue, un cuore di pietra, che è il cuore umano. Il cuore che cosa è? Il cuore non è tanto l'organo fisico, ma è il centro della persona, è quella parte spirituale che costituisce il fulcro di tutta la persona, è l'anima, il centro dell'anima è la volontà che ci caratterizza. Quindi un cuore di pietra è una volontà di pietra, è la volontà di pietra, quella volontà che non è capace di palpitare per Dio, è la volontà umana, la nostra. E quindi quando il Signore dice: toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, vuole dire: vi darò la mia volontà a palpitare dentro di voi, ad agire dentro di voi, ad operare dentro di voi, ad essere la protagonista della vostra vita. Perché così come il Signore ha dato l'aria per il corpo, il Signore ha dato la sua volontà come aria per l'anima. E quindi questo è il tempo in cui dobbiamo imparare con la nostra anima, quindi con le nostre facoltà spirituali, l'intelligenza, la memoria, la volontà, a respirare l'aria della divina volontà presente ovunque, in tutte le cose, perché la divina volontà è in tutte le cose. E se io respiro la divina volontà, vedo la volontà di Dio in ogni cosa, nei fratelli, nel creato, nell'opera della redenzione, nell'opera della santificazione, ovunque,
e la faccio mia, sto con lei, la gusto, la mangio, le faccio compagnia, ricambio l'infinito amore che la divina volontà dà a me e io gliela do a lei e intercedo per i miei fratelli e prendo la divina volontà e desidero immetterla anche nel cuore dei fratelli donandola a tutti. Ecco che avviene questo trapianto di cuore, il nostro cuore di pietra cede il posto al cuore di carne. E così l'opera di Dio si compie, così l'uomo ritorna alla santità delle sue prime origini, alla santità di Adamo, ma deve passare necessariamente attraverso tutte queste fasi. Uno, la disponibilità ad uscire dal suo individualismo anche tra i cristiani. Che individualismo dilagante che c'è oggi. Noi siamo popolo, il Signore ci ha raccolti dalle nazioni, da tutti i popoli della terra, per fare di noi una sola nazione, un solo popolo. Due, essere disponibili a lasciare il peccato. Questo è proprio ancora all'inizio, no? Uno vive ancora sotto questo duro combattimento con il peccato. Certamente è importante, lo porteremo fino alla fine, però quando il Signore dice sempre in questa profezia vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme, che cosa significa questo? Significa che se si vive ancora sotto il regime unicamente della grazia, cioè non si è ancora conosciuto il dono della divina volontà, questo significa che veramente la vita è ancora un duro combattimento per non peccare, per mettere in pratica i comandamenti di Dio, per osservarli. Cioè è un combattimento contro la carne, un combattimento contro il mondo, un combattimento contro il demonio, un combattimento continuo, è il combattimento che hanno vissuto tutti quanti i santi ed è assolutamente necessario, sostenuti dalla grazia certamente, ma dobbiamo combattere. Ma nel momento in cui si entra in questa aria celeste, che è l'aria della volontà di Dio, mettere in pratica i comandamenti è qualcosa di molto più semplice, facile, quasi spontaneo, quasi immediato. Ma questo non significa che tu non devi fare il cammino ordinario, lo devi fare. Devi innanzitutto tu sforzarti a rinunziare a te stesso, a rinunziare alla tua volontà e a tutti i tuoi attaccamenti peccaminosi. Poi devi vivere la vita dello Spirito, la vita nuova secondo lo Spirito Santo. E infine potrai giungere al dono del trapianto del cuore, il dono della divina volontà. Chiediamo alla Vergine Maria di aiutarci ad entrare in questo circolo infinito d'amore, che veramente uno sembra quasi di affogare se soltanto riuscisse ad aprire gli occhi, il cuore, a comprendere queste meraviglie che il Signore vuole fare nella nostra vita. La Vergine Maria, Santa Rosa da Lima intercedano per noi, per tutta la Chiesa, perché possiamo tutti quanti noi collaborare a questo rinnovamento di tutta l'umanità. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.